Buongiorno mondo! Oggi è una bella giornata! Vipets! Buongiorno! Siete pronte per il Festival della Musica? Balleremo! Di-di-di-di-di! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Vipets! Vipets! Siamo le Vipets! Se stiamo insieme noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love Vipets! DJ Gwen! Vedete? Ho evidenziato tutti i gruppi che vorrei vedere alla festa! Comincerei con questi qui, i Dogs Farm! Preferisco qualcosa di più allegro! Conoscete i Mukijo? Io vorrei anche ballare! Di 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 boom! DJ Dance è il più forte! È molto trendy! Vedremo delle band incredibili! Oh? Ma vedrete! Il genere più trendy ora è il trap! Va bene, ma devo vedere DJ Dance. Tu andrai al festival? Non mi piace molto la confusione. Beh, io adoro i festival. Quando ero giovane, più giovane, io andavo ad ogni festival. Sembra accadesse molto tempo fa, in una galassia molto, molto lontana. Io ero il parrucchiere degli artisti più famosi! Veramente? Certo! Oh. Sono il creatore dei capelli cotonati e poi tutti mi hanno copiato! Sì, certo! E hai anche inventato la piastra! Esatto! Ed ora la usano tutti quanti! Quale artista famoso hai acconciato? Molti! Moltissimi! Ti mostrerò delle foto un giorno! Io non credo che la musica trap sia trendy! A me non piace molto. L'importante è andare insieme, giusto? Noi siamo le Vipets! Niente drammi! Boom! E come ultimo show, DJ Dance! Balliamo! Non vedo nulla! C'è troppa gente! Nulla! Io vedo un sacco di gambe! Dovevo andare al concerto trap. Anche se non si vede il palco, almeno si può ballare! E se prendessimo qualcosa da mangiare? No! Prepariamoci per il prossimo concerto! Aspetta, c'è tempo prima che cominci! Io devo mangiare per recuperare le energie! Io voglio pubblicare le foto del mio piatto in internet! Hai fotografato solo gambe! Andiamo, non riusciremo a vedere nulla! Gwen, non riusciremo a vedere nulla comunque se sverremo tutte dalla fame! Non urlate! Mi innervosite! Respiriamo profondamente. Ci stiamo innervosendo e non serve proprio a nulla. Non riesco, ho troppa fame. Ok, amiche. Ora che abbiamo mangiato e bevuto dell'acqua dalla fontana, possiamo tornare a vedere i concerti? Io andrei a fare shopping. Oh, da Fabio. Possiamo andare da Fabio? Andremo da Fabio dopo! Oggi è una giornata speciale! Io ci verrei, ma le mie zampette sono stanche. Preferisco andare al Central Pet! Sì! Andiamo al cinema! Oh, no! Le ho detto, tu spaccherai, ma non immaginavo quanto! La gente ne parlò per anni! Quindi lei è stata la prima ad avere i capelli cotonati! La prima! E quell'acconciatura l'hai inventata tu. Che bello! Dimmi di più, di più! Hai mai visto le creste dei punk? Ora dirà che li ha inventati lui. Beh, li ho inventati io. Qualche anno fa ero a Londra e... Non sono riuscita a vedere nulla. C'è troppa gente. Oh, ma guarda che capelli. Ora sembra un leone. Fabio, ho bisogno di te! Allora vieni! Ora mi faccio un'acconciatura! Ma perché quel musetto lungo? Hai visto la tua DJ preferita? No, non si è ancora esibita! Lei è l'ultima! Ma è stato un disastro! Non ho più voglia di vederla ora! Devo fare qualcosa, ma cosa? Trovato! Ti farò un look da concerto! Lo faccio solo per le occasioni speciali! Diciamo che è un look unico! E tutti i tuoi desideri si avvereranno! Salone FNF! Naturale al 100%! È una formula segreta! Davvero?
Posso solo dire che, grazie a questo look, la tua DJ si sta ancora dedicando alla musica. Non ci credo! Ovviamente. DJ Dance! Esattamente. Ah, zio, io ti adoro, ma non ci crederà mai nessuno. Facciamolo provare! Concert style! Oh, questa acconciatura non è mai stata così bella! Wow, che magnifico film! Troppo bello! Avete visto? Oh? Cool! Bellissima! Stupenda! Adoro il tuo look! Andiamo, amiche! Torniamo al concerto! Ma ci sono troppe persone! Non vedremo nulla! Nessun problema! Seguitemi e vedrete! Sembra DJ Dance! Ha la sua stessa pettinatura! È una Guardate, star! Guardate, ci stanno facendo spazio! Sì! La prima fila è nostra! Ma perché si inventa le storie? E dov'è finita la piastra? Oh? Wow! Era tutto vero! Sono scioccata! Beh, non tutto. In realtà DJ Dance non ha avuto successo grazie al mio look. Perché no? Se l'è fatto da sola. DJ Dance doveva solo ritrovare il coraggio, proprio come Gwen. Prima fila! Ce l'abbiamo fatta! Look da paura, inizia l'avventura! Noi siamo lì! Buongiorno mondo! È l'ora di stiracchiarsi con un po' di yoga! Namaste! Oh! Oh! Come faccio a fare yoga con questi capelli? Oh! Guarda i miei capelli! Pettinami, per favore! Oh, ciao mia bellissima Nila! Non li ha nemmeno guardati i capelli! Oh, Nila, non posso giocare ora. Devo andare. Eccoti un regalino. Ci vediamo dopo. Ciao, Nila. Come stai? Ciao, arruffata. Vedo. Sembra ci sia un nido di uccelli sulla tua testa. La mia umana non mi pettina. Devi insistere di più. Di più? Sì, non demordere. Finalmente a casa. Buonanotte, Nila. Vado a dormire. Beh, con i capelli conciati così non sarò in grado di insegnare yoga domani. Amiche, sono in guai seri. Sì, è evidente, Nila. Domani sistemeremo tutto. Aspetta, ti invio una playlist di musica rilassante. Grazie. Ci vediamo domattina sul lungomare. Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Bippe, siamo le bippe! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love bippe! Ma quanti nodi! Ma è impossibile! Con questo disordine, come faccio a trovare il phone che mi ha chiesto di cercare lo zio? Ora capisco perché non l'ha fatto lui! Ma che... disastro! Ciao ragazze, come va? È impossibile trovare quel phone rosso di cui mi parlavi. Fa niente, era molto vecchio, aveva già 2 anni. Ne compro subito uno nuovo. Butta pure via questa roba. Ciao! Buttare tutto? Mi aiuti a cercarlo, Chiara? Chiara? Ok, cominciamo da questo cavo. Non sarà così grave, dai! Ma sì, coraggio! Ancora un paio di passi! Ok, ok, ma non ridete! Smettetela! Mi fisseranno tutti quanti! Ma Nila, che cosa ti è successo?
adesso? Posso toccarli? Toccarli? Sei impazzita? Io? No, no, no! Dai, smettetela! Io pensavo voleste aiutarmi, non ridere di me! Scusa, Nila, è che i tuoi capelli sono come... un groviglio! Se non volete aiutarmi, me ne vado! Su, aspetta! Non preoccuparti, basta usare un balsamo naturale all'avocado! Ti aiuterà! Ne sei proprio sicura? Ma certo! E dopo averlo usato, brillerai tutta una stella del cinema! Juliet ha detto che dopo averlo usato, brillerai più di una stella del cinema! Pronto! Ora devi aspettare mezz'ora! No, no, mi ringrazierai dopo! Non ce la faccio più! Non sta funzionando! Oh, toglietemelo di dosso! Oh, oh! È veramente disgustoso! Sono incollata! Sono incollata! Sono... Oh, che spavento! Ditemi la verità! Dovrò rapparmi a zero? Deve esserci un'altra soluzione! Ah, sì! Nessun nodo resiste al mio rastrellino! Piano! Più delicata! Piano! Il trucco è rimanere concentrati, cioè non farsi distrarre o perdere la pazienza. E ci sono quasi riuscita! Finalmente! È arrivato il nuovo phon che stavo aspettando! Più potente di un aeroplano! È troppo potente! Ce l'ho fatta! Finito! Oh, guarda! Il mio phon rosso era qui! Non avrei dovuto comprarne uno nuovo! E devo sbrogliarli di nuovo. Guarda, Nila! Abbiamo copiato i tuoi torciglioni! Ah! Abbiamo scordato l'avocado! E il lime! Corri! Non dobbiamo farci vedere con questo look incompleto! Ragazze, siete delle fan fantastiche! Ma non copiate il mio look! Ho solo usato un balsamo sbagliato! Pensavamo fosse un look speciale! Stai così bene! A lei sta bene tutto! Ma Nila ha ragione! Oh, Luna! Andiamo dai nostri umani a farci sistemare. Beh, è finita! Addio, fantastica chioma! Dopo molti anni, il momento è arrivato! Sicura di non voler aspettare che il balsamo faccia effetto? No, Juliet, non preoccuparti! Sono pronta a diventare un'insegnante di yoga calva! Non insistere! Ehi, aspetta, Nila! Andiamo da Fabio! Ho sentito che ha un nuovo shampoo districante! Andiamo, Nila! Ti tornerà il buon umore! Che capelli! Cos'è successo, Nila? Dobbiamo sistemare questo disastro! E tu cosa stai facendo? Sto sbrogliando questi cavi. Mi aiutate? Ma certo! Ora ti farò un look da yoga e meditazione. Per prima cosa, serve un prodotto districante per eliminare i nodi. È nuovo sul mercato! Yoga style! Fatto! Tutti i nodi sono sbrogliati! Yeah! Nila! Sei stupenda! Vorrei scusarmi per aver perso la pazienza prima. So che cercavate di aiutarmi. E siccome questo look è perfetto per lo yoga, ora vi faccio una lezione. Così ci rilassiamo. Che bella idea! Yeah! Bow bow! Yahoo! Bow bow! I love it best! Non ci credo! Ci vedremo molto presto! Davvero? Sei a Glam City? Sì, siamo arrivati ieri! Mi sei mancato così tanto, amico mio! Andiamo al cinema come al solito? Tu porti da bere, io i popcorn, i biscotti e gli snack! Non esagerare, sai come va a finire! Ma no! Oh! Vai, Taylor! Oh! Wow, che stile! Ti riprendo in slow motion! Ehi, guardate chi arriva! Sembri felice! Hai per caso usato un nuovo shampoo per capelli? Meglio! Un mio caro amico è tornato e passeremo del tempo insieme!
Ah, bello! Possiamo incontrarlo? Scusate, non ora. Devo comprare delle cose per il cinema. Vediamo. Possiamo venire? Juliet? Ossicini premium? Salsa barbecue? Possiamo venire? Pollo? Sì, ottima scelta. Juliet è in modalità shopping. Ah! Ah! I popcorn! Mi stavo dimenticando! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Bippe, siamo le bippe! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love it, Pets! Salva per un pelo! Mamma mia! Quanta robaccia! Perché tuo zio non butta niente? Non ne ho idea, ma per una volta sono contenta non l'abbia fatto. Ehi, guarda qui! Ora creo qualcosa per la lezione di scienze. Mi aiuti? Sì, babbo! Che cosa fate, ragazze? Mi fate paura! Forse ho esagerato. E questo cos'è? Popcorn, dolcetti. Devono aver fatto un errore. Non mangiare nulla, Juliet, ok? Devo fare qualcosa prima che la mia umana torni. Oh, di questo passo non ce la farò mai. Andiamo. Oh. Oh no, non posso uscire così. 193, 194, 195. Forza Taylor, farei un nuovo record. Di sicuro l'amico di Juliet non ci riesce. Amiche, 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 aiutatemi! No! Me ne mancava solo uno! Cos'è successo, Juliet? Non riesco a toglierli! Perché non chiami il tuo caro amico? Ma perché sei arrabbiata con me? Perché non ci hai invitate al cinema a conoscere il tuo amico? Beh, volevo stare da sola con lui perché ci vediamo solamente questo pomeriggio. Va bene, ma vorremmo almeno conoscerlo. Ok, d'accordo. Ma mi aiutate ora? Così si ragiona. Au! Vai piano, quegli albercon sono super appiccicosi. Scusa. Questo non si toglie. Sentite, ho una bella idea. Questo qui e questo qui. Ok, Chiara, è fatto. Che fantastica armonia di colori. DJ Dance adorerà questa tinta. Ora provo il mio super arriccia capelli e... Scusa, zio! Troppo potente, vero? Non preoccuparti! Per fortuna ho degli ottimi riflessi che... Chiara! Non ti sta male quel colore? Non riuscirà a toglierlo! Certo che ce la farà! Rilassati! Devi pensare positivo! Lo sai, Fabia e Fabio hanno sempre una soluzione! Sapranno aiutarti di certo! È impossibile! Non so cos'altro provare! Provo io! Ho fatto delle modifiche! Con la potenza massima lo scioglierò di certo! Non credo sia la soluzione ideale! Non importa! Proviamo! Com'è andata? Beh, il lecca-lecca è più carino di prima! Ora sembra un gioiello! Un gioiello? Juliet, non penso ci sia una soluzione. Dobbiamo tagliarlo. Tagliare? No, mai! Preferisco tenermi lecca-lecca. Eh? Lecca-lecca? Ho un'idea! Fidati! E voilà! Oh, lo adoro! Sembra sia stato fatto apposta! Non come la mia tinta! Ok, andiamo! Ora rimedio! Sono ispirato! Oh no! Il mio amico è qui! Devo andare! Ciao! Ciao, Juliet! Voglio incontrare il tuo amico! Emozione? Sì, di sicuro è fantastico!
Non vedo l'ora. Amiche, silenzio, per favore. Non preoccuparti, Juliet. Staremo in silenzio come un phon scollegato dalla presa. Silenzio, Vipets! Dov'è finito il mio amico? Ciao, Juliet! Finalmente ci incontriamo! Siamo tue fan! Ti seguiamo sempre! Vuoi venire al cinema con noi? Sì, che bella idea! Vieni, per favore! Mi piacerebbe, ma ho un appuntamento con un amico! Juliet, sei tu! Me lo togli, per favore! Me l'hanno messo addosso e non riesco a levarmelo! Non vedo niente! Siete state voi? Abbiamo visto su Instadog che venivi al cinema e... Ma non potete rinchiudere un mio amico in un contenitore di popcorn! Non si fa! Juliet! Te l'avevo detto! Scusaci, ci dispiace molto. Beh, ragazze, allora organizziamoci. Troverò del tempo per parlarvi dei miei segreti sulla moda. D'accordo? Sì! Che bello! Certo, è un'ottima idea, ma c'è qualcuno da aiutare. Ehi là! C'è qualcuno da fuori! Ehi là! I love it best! Avete visto l'ultimo video che ho postato? È un vero successone! Vedete? Cuore, cuore, stella, cuore, cuore. Wow, hai così tanti followers che potresti rilanciare la frangia glitterata! Ma certo! Sono Gigi l'influencer! La più famosa in internet! Forse dovrei esprimermi sulla frangia glitterata! Io sicuramente potrei farla tornare sulla cresta dell'onda! Ciao, amiche! Cosa? Penso si sia montata la testa! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Vipets, siamo le Vipets! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta, paura, inizia l'avventura! I love Vipets! Top Gigi! Sì! Il mio post sulla frangia glitterata sta facendo trend! Ah, un messaggio dalle mie amiche! Rispondo dopo. Essere un influencer richiede molto lavoro. Boo! E così, cari followers, create una nuova acconciatura. Ho visto questo tutorial un sacco di volte, ma non riesco a fare quell'acconciatura. Ottengo solo un look mediocre. È la fine della mia carriera. Ehi, zio! E se lo facessimo insieme? No! Questa è una sfida personale oramai. Forse dovremmo fare qualcosa per fargli tornare la fiducia in se stesso. Vedi, Gigi non ha ancora risposto ai nostri messaggi e inoltre non è nemmeno venuta a yoga. L'ho vista questa mattina sul lungomare e i suoi fan la seguivano facendole delle foto. Amiche, un po' di concentrazione ed ora la posizione del loto. Negli ultimi minuti ha dato la sua opinione su ogni cosa. È estenuante! Lady Gigi è qui! Oh, Lady Gigi! È impossibile insegnare yoga in questo modo! Sei venuta! Non vedevamo l'ora di vederti! Visto che non hai risposto ai messaggi, pensavamo ti fossi dimenticata della lezione, vero Nila? Sono stata occupata a rispondere ai miei fan! E siccome io sono l'insegnante, io dico no ai telefoni! D'accordo! Bene! Dove eravamo? Oh, il loto! Forza, amiche! Solo un messaggio, non disturberò. Lady Gigi! Su, Nila, non preoccuparti. Lo so, ma non avrei dovuto arrabbiarmi a lezione di yoga. Che succede se si rompe la nostra amicizia? Oh. Nila! Questo non succederà mai! Noi siamo le Vipets! Sono un bravo parrucchiere? Non lo sono! Sono bravo? Non lo sono! Non lo sono! Smettila di pensarci, zio! Ricorda, chi ha inventato le onde inverse? Tu! E chi ha il salone più cool di tutta Glam City? Tu! Tu e tu! Sì, posso farcela! Non mi fermerò finché non ci sarò riuscito! Zio! Posso aiutarti io se vuoi! Non c'è bisogno, nipote! Ci penso io! Andiamo, Chiara! Seguimi! Ok, sono stata un po' brusca! È che non mi capiscono per niente! Pollice giù, pollice giù! Senza le mie amiche comincia ad essere un po' noioso!
Cuore, doccia, gelato, igloo, fila di pupù. Ah, vorrei fare yoga con le mie amiche! Adoro quello che dice! Ha sempre ragione! E io mi sono arrabbiata a yoga! Mi manca Lady Gigi! Un ultimo tocco qui ed ecco fatto! La pettinatura spettinata di Fabio, così quando scendi dalla moto nessuno noterà il disastro! Che ne dite? Scusa Fabio, sarò onesta, ma la tua acconciatura non è esclusiva proprio per niente. Zio, zio, stai bene? Oh, hai ragione, Chiara. È un'acconciatura orribile. Sai cosa, Fabia? Forse per l'acconciatura esclusiva c'è bisogno di 4 mani. Puoi aiutarmi, Fabia? Sei il migliore zio del mondo! Mi mancano troppo le mie amiche! Loro sono straordinarie! Oh, guarda come si stanno divertendo! Ed io sono stata così dura con loro! Ah, non ha proprio senso essere un influencer se non puoi condividerlo con le persone che ami! Ah, devo parlare con loro! Boo! Beh, ragazze, avevo bisogno di parlarvi! Mi dispiace molto! Non ho giustificazioni per non avervi considerato o per essere arrivata tardi alla lezione. Anche a me dispiace, Lady Gigi. Non avrei dovuto parlarti in quel modo. Non importa! Ci manchi! Vi voglio bene, amiche! Anch'io! Sì, anch'io! Pensate a ciò che penso io! Sì, amiche! Mi mancava così tanto lo yoga! A me mancavi tanto tu! Questo è un evento davvero esclusivo! Quindi chi vuole provare la nostra esclusiva acconciatura? Lady Gigi! Sì! Lady Gigi! Noi creiamo la migliore acconciatura a 4 mani di tutta Glam City! Vai con la musica, Gwen! Exclusive event style! Incredibile! Bow, bow! Non vuoi rispondere ai messaggi? Assolutamente no! Voglio stare con le mie amiche! Non c'è nulla di più importante in questo momento! Oh. Beh, sembra che anche le tue fan abbiano imparato la lezione! Che pettinature cool! Mi farò ispirare da loro per i miei nuovi dipinti! Ti farai ispirare o le copierai e basta? Oh! È Fabio! Queste sono più belle di quelle di Fabio! Alexia, ti ho sentito! Che succede, Fabio? Fabia si sta diplomando e vorrei regalarle qualcosa di speciale, ma non mi viene in mente nulla! Forse dei calzini? Un campanello? Un costume da gallina? No, Fabio! Deve essere qualcosa che abbia un significato importante! Come le tue forbici! Le mie forbici? Ma sono con me sin dall'inizio della mia fantastica carriera da parrucchiere! Ma Fabia si diploma! Il regalo deve essere speciale! Devo pensare ad un altro regalo! Devo andare! Non ho tempo da perdere! Il costume da gallina è in offerta! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo 1000 avventure! Siamo le Se stiamo insieme noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love it! Il giorno del diploma! Amiche, dobbiamo pensare ad un super regalo per Fabia! Sì, ottima idea! Boo! Una torta, ovviamente! Un set di colori da pittura sono sempre graditi! E un nuovo fan? Vi rendete conto che questi sono i regali che vorreste voi? Il regalo è per Fabia! Come vi sentireste se vi facessero un look perfetto per lei ma che su di voi sta male? Hai ragione!
Ah, ora che ci penso, devo andare da Fabia dopo, così può fare pratica su di me per i suoi look. Ho un'idea! Una di noi potrebbe andare con lei questo pomeriggio, così mentre Fabia prova i suoi look su Gwen, possiamo scoprire cosa le piace di più. E chi potrebbe andare con lei? Tiriamo a sorte e andrà chi vincerà. No, andrà chi perderà. No, chi perde? Vincente, basta! Gwen e Lady Gigi, andate voi. E perché Lady Gigi? Perché ha dei clip a stella, perché è bella e... non lo so, andate! Ciao Taylor, noi cosa facciamo? Voi? Sì, noi! Abbiamo bisogno di 1000 fiocchetti entro stasera. Oh, sì! Andiamo, forza! Missione regalo! Sì, ora il graduation style. Ok, facciamolo. Dove l'ho messo? Che succede, Fabia? Niente, Gwen, è solo che... Cosa c'è? Su, siamo amiche! Devo preparare il discorso per il diploma. Vorrei farlo bene, ma non ho molto tempo. E come lo vorresti fare? Io vorrei essere di ispirazione! Vorrei parlare del tempo trascorso insieme a studiare! Che bella idea, Fabia! Qualcosa di magico! Graduation style! Oh! Lo adoro! Bellissima! È super trendy! Con o senza glitter sei stupenda! Bello! Ma sai di cosa ha bisogno Fabia? Ha solo bisogno di tempo! È molto stressata! Yeah! Sì! Degli occhiali da sole? Una collanina? Una penna che scrive al buio? Sono Chiara! Ciao Chiara! Ti devo parlare! Vuoi provare un nuovo look? No! Devo parlarti di persona! Ok, va bene! Ci vediamo dopo! Che strano! Chissà cosa vorrà dirmi! Amiche, Fabio ci aspetta al salone per fare una sorpresa a Fabia e non abbiamo ancora i regali! Dobbiamo scegliere qualcosa che le potrebbe servire per il diploma! Delle scarpe comode? No, un cappellino alla moda! No, andiamo, un paio di jeans! Una maglietta trendy, ma non di quelle per stare in casa! Amiche, che cosa vi avevo detto? Lei ha bisogno di un po' di tempo libero per poter preparare il suo discorso! Sì, hai ragione, Gwen! Siamo andate fuori strada! Oh, e cosa ne pensate di una borsetta? Ho così tante cose da fare che non riuscirò a preparare il discorso. E sono così stanca. Altri capelli. Missione diploma! Nuovo look! Sì! Amiche! Sorpresa! Cara nipote. Cosa? Hai lavorato duramente. È arrivato il momento. Ecco, le forbici che ho usato sin dall'inizio della carriera. Le tue forbici! Per me! Grazie, zio! È il più bel regalo del mondo! Ora va a preparare il discorso! Ci occuperemo noi del salone! Siamo qui per questo! Esatto! Va a prepararti al meglio! Grazie, amiche! Facciamolo! Ho preparato il discorso per domani! Ottimo! Ed ora manca un'ultima cosa! Il look perfetto! Graduation style! Ed ho lavorato duramente! Sì, ma con l'aiuto delle persone che mi amano! Grazie di cuore! Senza il vostro supporto non sarei mai arrivata fino a qui!
Serve qualcos'altro? Sono di tutti i colori! Ed ora i coriandoli! Per me! Lo adoro! Grazie infinite a tutte voi! Siete le migliori! Pip pip! Hurra! Guardate, ragazze! La mia padroncina mi ha comprato una piastra per i capelli! Voglio provarla! Ah! Come si spegne! Ah! Oh, meno male che aveva poca batteria! Gwen, sei la migliore! Ricordatevi che domani abbiamo il nostro primo incontro! Dovremmo essere super carine, ok? Non ho abbastanza emoticon per mostrarvi quanto sia felice di vedervi, finalmente! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! Vip Pets Club! Un po' di questo, un po' di quello... Questo slime è il top! Oh! No, 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 no! Oh. Ah! Ed ora che faccio? Disastro! Sono di nuovo in ritardo! Buongiorno, zio! Sono qui! Ah! Ciao, zio Fabio! Scusa! Sono inciampata e... Non ti preoccupare! L'importante è che tu venga ad aiutarmi! Sei la mia nipote preferita! Sono la tua unica nipote! Ah, davvero? Eccomi! Opla! Super salto cool! E sono arrivata prima! Ehi! Ciao, Taylor! Sono Gwen! Che bei capelli hai! Ah, grazie! Sei molto carina, Gwen! Amiche, sto arrivando! Scusate, non riuscivo a trovare un wifi! Invece di chiamarti Lady Gigi, dovremmo chiamarti Lady Wifi! Ciao! Ehi, ciao a tutte, belle! La mia umana ha bruciacchiato questi cupcake, ma penso si possano comunque mangiare! Grazie! Grazie. Sono... molto buoni! Mi fa piacere! Finalmente! Non vedevo l'ora di conoscervi tutte, amiche! Aggiungiamo shampoo di uova di quaglia, sapone fatto in casa, 2 fette di mortadella. Secondo la ricetta, questo shampoo fatto in casa lava qualsiasi cosa. Super disastro! Incredibile! Ti ho chiamata prima! Incredibile! Wow! Oh, guardate che onde! E che riflessi! Chi sarà il suo parrucchiere? Ne ho bisogno! Veniva da quella parte! Cosa? Deve esserci un'altra entrata! Venite! Ma non c'è nulla qui! Solo cianfrusaglie! E oggetti da parrucchiare super fuori moda! Non c'è nulla di interessante! Taylor, tutto bene? Sì, è fantastico! Dovete provarlo! Juliet! Taylor! Alexia! Lady Gigi! Gwen! Ehi! Ehi! Ciao! Figo il tuo cappellino! Ciao! Sì, non è male, ma il tuo look mi piace di più! Non è opera mia, è stato... Shh! È un segreto! Beh, ci ha acconciato un... amico! Che amico? Un amico fantastico! Boom! La cosa più bella che mi sia mai capitata! Non sai quanto sia talentuoso e bravo il nostro amico con il pettine! Nessuno è come lui! Guarda come ci ha pettinate!
Sì? Sì, siamo un gruppo di amiche. Te le presento. Lei è Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi e... beh, io. Io sono Gwen. Ciao, sono Nila. Cosa hai? Ho avuto un piccolo incidente con i miei capelli. Non sarà grave. Stamattina la piastra stava per mangiarmi i capelli. Sei già così carina che non conta come hai i capelli. Coraggio, via il cappello. Che disastro! E ora cosa faccio? Non devi mai vergognarti di nulla. Sei una cagnolina straordinaria, a prescindere dall'aspetto. Ma a questo problema c'è un unico rimedio. Ma è sicuro? Sì, lo è! Non preoccuparti! Non sono molto convinta. È incredibile! C'è di tutto qui! Zona acconciature, zona lavaggio, sala d'attesa... E questo è il glitterizzatore! Ciao, sono Fabia! Sei tornata presto, Gwen! Abbiamo un piccolo problema! Ah. Ok, allora è meglio che chiami lo zio... Fabio! Bene, bene, che cosa abbiamo qui? È che ho avuto un incidente con... Slime? Non aggiungere altro, ho visto di tutto attaccato ai capelli, salsa al curry, colla, gelato al cioccolato. Una volta sono arrivate due cagnoline appiccicate per i capelli. E sono uscite da qui contente e separate. Al lavaggio capelli, vedrai come li sistemo. Non preoccuparti, Fabio è un genio. Guardate, Fabio, che fantastica acconciatura ha fatto alla nostra nuova amica! Nila, sei bellissima! Benvenuta nel gruppo! Look da paura, inizia l'avventura! Noi siamo le Vipers! I love Vipers! Battiamo il record! Cosa, Taylor? Lasciala fare! Wow! Guardate! Una gara di skateboard! E c'è la categoria canina! Devo assolutamente partecipare! Vado a prendere il mio skateboard e comincio ad allenarmi! Hi-ha! Houston, abbiamo un problema! Chi è Houston? Non importa! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le Vipers! Se siamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love Vipers! Che strano! Perché Taylor non è online? Beh, penso che non vedremo Taylor per un bel po'. Perché? Si sta allenando duramente per la gara. Ho sentito che il record mondiale è di 3 giri della morte e mezzo. E lei vuole fare 4 giri della morte. Ma è impossibile! È il suo sogno, giusto? Beh, si sta impegnando molto. Dobbiamo supportarla. Yeah! Le vere amiche si comportano così. Pow, pow! Con tutti quei giri i suoi capelli sembrano spaghetti. Ciao Chiara, Taylor si allena tutto il giorno, è molto motivata. Te l'ho detto, questo è l'ordine sbagliato. Questo spray è specifico per cagnoline e atlete, non posso usarlo. Zio, compralo! È perfetto per i capelli di Taylor! Può usarlo durante le sue performance! Ops! Un secondo! Pensi che dovrei tenerlo? Ma certo, zio! Proviamolo! Ecco! Oh. Wow! Nemmeno un tornado potrebbe spettinarti i capelli! Ugh!
riesco a vedere nulla! Oh! Ciao! Sono Gwen! Ci stiamo rilassando tutte da me! Vieni anche tu! Mi dispiace, amiche, non sono dell'umore! Che succede, Taylor? C'entra qualcosa la gara? Devo allenarmi ancora molto! I miei capelli sono un disastro e non riesco ad andare avanti così! Ma se mi fermo, di sicuro non riuscirò a vincere la gara! Voglio stare da sola! Povera Taylor, dobbiamo fare qualche cosa! Dobbiamo chiamare subito Fabia e Fabio! Forse riusciranno ad aiutarla! Non può proprio gareggiare così! Salone FNF, vi dica? Chiara, dobbiamo fissare un appuntamento ora! Per Taylor, è una questione di vita o di morte! Fabio! Mi sto allenando molto! Devo riuscire a fare 4 giri della morte e vincere il premio! Ma i capelli non mi lasciano vedere bene! Non ci riesco! Possiamo usare il nuovo super spray! Vedremo! Prima devo sistemare questo disastro! Ed ora il super spray! Skater style! Oh, la gara comincerà molto presto! Per fortuna le tue amiche mi hanno chiamato! Che c'è, Taylor? Non ti piace? No, non è questo, Fabio! Mi mancano tanto le mie amiche! Le ho trascurate a causa della gara! Noi atleti d'elite siamo molto soli! Dobbiamo fare qualcosa! Ragazze, il problema di Taylor è sistemato! Ora è il vostro turno di supportarla durante la gara! Questa volta Fabia ha ragione! Andiamo, Vipets! Questa volta? Ma come... Signore e signori, per la categoria canina, direttamente da Glen City, abbiamo Taylor! Oh no, dove sono le mie amiche? Ok, amica, butta giù quell'affare. Vi ricordiamo che le foto con il flash non sono ammesse. Come da richiesta del pubblico, daremo a Taylor un'altra chance. Taylor! Sono così felice di vedervi! Mi siete mancate! Ti sei allenata moltissimo, Taylor. Questa è la tua occasione. Ed il primo premio va alla prima cagnolina che sia mai riuscita a fare 4 giri della morte, Taylor! Sì, certo, festeggiamo ora, ma tu stavi per rovinare tutto con i tuoi flash, Lady Gigi. Ciò che importa è che Taylor abbia ricevuto il giusto compenso per le sue fatiche. No, ciò che importa in realtà è che ho imparato che non ce l'avrei mai fatta senza i miei amici. Beh, ma questo trofeo non è come tutti gli altri. Controlliamo per bene. Questi si mangiano? Wow, saporito! Scusate, amiche, devo andare in bagno. Grazie a tutte, amiche mie. Non metterò mai più una gara al primo posto. Prima ci siete voi. Wow! Guardate! Una gara di surf! E c'è la categoria canina! Devo partecipare! Ci vediamo, amiche! Beh, questo mi sembra un déjà vu. Cosa? Non importa. I love it, Pets! Adoro i tuoi dipinti, Alexia!
Ma non è venuto nessuno! Sono più fuori moda dei colpi di sole! Non dipingerò più! Ma... Oh. Dobbiamo aiutarla! Buon momento per fare le foto, Lady Gigi. Vedrete, questa mostra sarà un successo. Bow, bow. Ciao, siamo cagnoline molto cool. Amiamo le acconciature, insieme vivremo mille avventure. Bip, 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 siamo le bip. Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo. Lotta paura, inizia l'avventura. I love it, best. Quasi un artista. Sono un fallimento come artista. Vediamo. Oh, oh, ma è fantastico! Più di 200 like per la mia esposizione su Instadog! Sono una star! Oh, oh. Non sono un po' troppi questi like? Non preoccuparti, è solo per tirarle sul morale. Guarda, sta scrivendo. Grazie, followers. Avete tutti degli ottimi gusti. Sembra stia funzionando. Continuerò a dipingere per tutti voi. Presto, nuovi dipinti. Ah! Oh no, cosa facciamo adesso? Niente, vedrai, si dimenticherà presto. Quanto è rilassante! La musica classica è un nutrimento per l'anima. La musica pop nutre il corpo! Guarda come mi muovo con la mia nuova acconciatura! Non è cool? Su, Chiara, unisciti a me! Eh? Molto meglio! Ho fame! Basta! O bloccherai la mia ispirazione! Devo finire tutto per la mia nuova esposizione! Oh, non riesco più a stare ferma! Ho quasi finito! Non muoverti! Non di nuovo! A nessuno piacciono i miei dipinti! Wow! Sono una fallita! Non dipingerò mai più! Wow! E adesso? Fammi pensare! No, no, no! Tu ci hai già provato! Wow, che bel pennello! C'è una scritta! Il regalo più bello che possiamo farti! Un pennello con su scritto il tuo nome e una dedica speciale! Un pensiero dalle tue amiche perché tu non possa mai dimenticare che i tuoi dipinti riempiono il nostro mondo di colori! Non ho più colori per nessuno ormai! Oh no! Ci ha rispedito il pennello! E adesso? Non lo so, ma dobbiamo sbrigarci! Alexia ha appena messo in vendita tutti i suoi attrezzi di pittura su Da Zampa Zampa! La cosa sta diventando seria! Non possiamo permetterlo! Aspettate, ho un'idea! Cercherò di comprare tutti i suoi dipinti! Sei impazzita? Ma sono molto costosi! Vedrete! Ciao Alexia, sono interessata ad acquistare le tue cose! Incontriamoci! Ed ora andiamo da Fabio! Guardate, questa è la danza del serpente! Che movenze! 10 punti! E questo è un demi-plié? Ti darò un punteggio migliore per l'impegno! Oh, oh! Ciao Fabio, ci fai un bel taglio? Sono sempre tutti in ritardo! Dov'è la cagnolina che dovevo incontrare? Oh! Ciao Alexia! Guarda questo look, non ti ispira? No, non dipingerò mai più! Guarda come sono magici i miei capelli! Lasciatemi stare! No! Troppa bellezza! Non voglio dipingere! Se ti piace tanto dipingere, tu devi farlo! Lascia perdere la gente! È vero!
Sì, hai ragione. Ma non ho nulla per dipingere. Ti sei dimenticata di questo? Il pennello più bello. Dalle amiche migliori del mondo. Ora, state per me. Sono bellissime! Ma il tuo look non è il massimo! Non preoccuparti, andrò a trovare Fabio! Ciao Fabio, ho bisogno di te! Oh, ma è terribile! Vieni qui! Ciao! Tu devi essere Alexia, l'artista! Sì, e tu chi sei? Il mio nome è Chiara e sogno di diventare una grande attrice! È la nostra cagnolina! Proviamo nuovi look su di lei ogni giorno! Ma ora è il tuo turno! Ah! Ed ora il tocco magico! Exhibition style! Oh, sei super bella! Wow! Ora so cosa fare con i tuoi dipinti! Siamo bellissime! Lo adoro, Alexia! L'esposizione sarà meravigliosa! La gente non vede l'ora di entrare! È fantastico! Ma manca qualcosa! Cosa? La musica! Questa spacca! Ciao ragazze, il regalo per Juliet è quasi pronto. Ora ve lo mostro. Non si vede nulla, Alexia. Non è bello. Il titolo è Festa di compleanno a Glam City. Vi piace? Lo adoro. Anche io ho un regalo per Juliet. Ho composto una canzone. Però mi sono bloccata su una rima. Conoscete una parola che rimi con manichino? Io ho preparato una sessione rilassante di yoga per Juliet. Oh! Attenzione, per favore! Festa di compleanno in spiaggia tra un'ora! Ho già spedito gli inviti e abbiamo già 40 conferme! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le Pippet! Se siamo insieme noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love it, Pets! Finalmente è arrivata la torta! Festa di compleanno! Amiche! Per favore! Aiutatemi! Buon compleanno, Muriel! Muriel? Chi è Muriel? Mi hanno spedito la torta sbagliata! È terribile! Se lo leggi scuotendo un po' la testa, il nome quasi non lo vedi! Però poi ti gira la testa! Ma non posso festeggiare il mio compleanno con la torta di un'altra! Una volta ho incontrato una cagnolina che ha festeggiato con la torta di un'altra! E il giorno dopo, dal parrucchiere, le hanno fatto dei colpi di sole per sbaglio e ha dovuto tenerseli per 3 mesi! È la maledizione della torta sbagliata! La tua torta deve essere in pasticceria! Entreremo di soppiatto e controlleremo ogni torta senza farci notare! Andiamo! Sì! Sì! Bow, bow. Questo lo giriamo a sinistra e poi a destra. 2 colpetti e... Dovremmo chiamare un professionista. No, mia cara. Oh, sono io il professionista. Ok, zio, ma penso che... Pronto? Ora proviamolo. Chiara, per favore. Che ne dici se lo provassimo su qualcos'altro prima? Giusto, ottima idea. Questo asciugamano in effetti è ancora un po' bagnato. Ecco fatto! Asciuga in 3 secondi! Chi è il genio ora? Non troveremo mai quella torta in tempo! Addio, capelli splendenti! Ben arrivati, colpi di sole! Dai, su! Non è così difficile!
Dobbiamo solo trovare la torta prima della festa. Abbiamo ancora tempo. Sarà un vero disastro! No! La troveremo! Su, quanti compleanni vuoi che si festeggino lo stesso giorno a Glam City? Credo pochi! Dobbiamo solo dividerci e cercarla! Noi la troveremo! Siamo o non siamo le V-Pets? Lo siamo! Troviamo quella torta! Ci sono più di 30 compleanni solo in una via! Ho fatto gli auguri a Maria, Laura e Giulia. Su col morale, Juliet! Troveremo di sicuro una soluzione! Credo di aver trovato una soluzione! Ora vi invio la posizione! Sì! Sì! Oh, sì! Oh. Ecco il piano! Se non riusciamo a trovare la torta, sistemeremo quella che abbiamo! Wow! È un'ottima idea! Ho portato tutto il necessario! Devo sistemarlo prima che torni lo zio! È fantastico! Sta arrivando! E questa tecnica si chiama lavaggio favoloso! Zio, hai i capelli bagnati! Oh! Questo si risolve con il casco! Beh, zio, io penso... Cosa c'è di meglio che provare ciò che io stesso ho riparato? Con questo piccolo asciugatore il salone di Fabio decollerà! Ti prego, funziona! Allora? Sì! Ha funzionato! Certo che ha funzionato! Ora riparerò l'impianto elettrico e idraulico! Sono il migliore! Il migliore! Ci è mancato poco! Torta sistemata! È stupenda! Oh no! La festa sta per iniziare e ci perderemo i giochi con la panna! Forza! Dobbiamo andare da Fabio e la torta deve essere consegnata con la massima priorità! Fatto! Sì! Le V-Pets non si arrendono mai! Dai, Juliet, entra! Amiche, apprezzo i vostri sforzi, ma Fabio non riuscirà a sistemarci tutte! Noi non entreremo, Juliet! Oggi è il tuo compleanno e tutte le attenzioni vanno a te! Ma... Sì, ci vogliamo tanto bene, siamo le migliori, ma non c'è tempo! Su, muoviti! Fabio, ho bisogno di te! Oh, ok! Look! Ed ecco la torta! Oh! La torta si è rovinata durante il viaggio! Guardate la torta e poi le vostre facce! Ma perché ridi? È terribile! La tua festa è rovinata! Cosa? È stato il compleanno più bello di sempre! Ho trascorso tutto il giorno con le mie amiche! Su, amiche, divertiamoci! Comunque, Juliet, ti ho fatto un ritratto! Oh, e c'è una sessione di yoga che ti aspetta! E io ti ho scritto una canzone! Ok, amiche, ma basta torte, eh? I love it best! Dov'è Alexia? Il mercatino ha aperto un'ora fa! Se arriviamo in ritardo non riusciremo a prendere quei bei collari! Ciao! Ah, che fretta avete! Quel mercatino è veramente orribile! Io ne conosco uno molto più bello! Oh! Ma come parli? Beh, non mi va proprio di andare lì! Alexia, ti abbiamo aspettato per più di mezz'ora! Esagerata! Se volete scusarmi! Ed ora vai al salone! Dobbiamo andare al mercatino! Cos'ha che non va? Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! V-Pets, siamo le V-Pets! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love V-Pets! Mai più lamentele! È il mio turno ora!
Tranquilla, arriverà il turno di tutte. Uff, che lenti. Cosa? Perché dici così? Perché siete lentissimi. Ehi, non è per niente vero. Noi siamo molto veloci. Beh, io mi sto annoiando Mi dispiace, Alexia, ma ora userò la mia lozione contro le lamentele. Oh, cosa mi hai messo sui capelli? Ha un odoraccio! Cos'è stato? La lozione? D'ora in poi, quando vorrai lamentarti di qualcosa, emetterà un bip. Alexia, smettila! Sapete cosa? Non mi lamento! Ma me ne vado! È un collare troppo cool! Sì, ma ce n'era solo uno! Lo useremo un po' ciascuno, ok? Sì, certo! Dobbiamo scriverci i nomi! Chi lo userà per prima? A me non interessa se lo userò per ultima. Bene, vediamo. Gwen, togli il collare che gli scriviamo sui nomi. Dove è andata? È tutto ok, amiche. Vedrete che lo riporterà domani. La mattina dopo. Ciao, amici. Sei pronta per scrivere i nomi? Chi indosserà il collare oggi? Un attimo. Io, oggi volevo parlarvi proprio del collare. Penso che lo terrò io. Cosa? Beh, ne ho più bisogno di voi, per i miei concerti! Oh, è perfetto con il mio look! Ne troveremo altri per voi! Non è giusto! Quel collare era per tutte noi! Ah, che seccatura! Juliet, anche tu! Gwen, per favore, dammi il collare! Ci penserò io a ridarvelo a turni! Se sentirò un'altra lamentela, userò la mia super lozione e ci saranno bip per tutte! Oh no, non quei bip! No, no, no! I bip no! Oh. Eh? Spero abbiate dormito bene! Beh, non del tutto! Siamo andate al mercatino e purtroppo c'era soltanto un collare! Un vero disastro! Beh, sapete, per me è un periodaccio! Ogni volta che mi lamento di qualcosa, suona questo odioso bip. Vi prego, aiutatemi! È terribile! Ragazze, so come risolvere il problema di Alexia. Andiamo in spiaggia. Vi dirò tutto quanto. Amiche, Fabia? Fabio? Sembra che non ci sia nessuno. Il collare! Cool! Bene, ragazze, attenzione per favore! Aiutiamo Alexia con quel problema delle lamentele! Certo, ho troppe doppie punte! Sono stressata! Dobbiamo parlare delle cose che le piacciono di più in assoluto, così la smetterà di lamentarsi! Forza, pensiamo! Vediamo! Invece di lamentarsi perché deve aspettare il suo turno al salone, potrebbe pensare che avrà un look stupendo! Questa è buona! Ci siamo! Ora dobbiamo farci venire altre idee! Chiamiamo Alexia! Ciao Alexia! Guarda le foto che ti ho mandato! Così forse la smetterai di lamentarti! Su, forza, guarda! Messaggio! Pastelli colorati! Li adoro! Che bello! I miei capelli non fanno più bip! Grazie, amiche! Bene, il problema di Alexia è risolto! Ora, chi userà il collare? Che succede? Il collare è scomparso! L'ha preso qualcuno! Devono aver usato l'entrata segreta! C'è solo una sospettata! Alexia ci ha traditi! Dopo che l'abbiamo aiutata! Cosa? Niente, niente! Ma come mai è cambiata così tanto? Che cosa succede ad Alexia? Oh, ma che cos'è? Ciao, amiche! Spero vi piacciono i collari! Vi ricordate che vi ho parlato dell'altro mercatino? Beh, sono andata là e ho portato il nostro collare. E guardate un po', l'ho fatto duplicare per voi, le mie migliori amiche. Ed ora scusatemi, ma devo andare a fare un'altra cosa.
Lozione rimossa? Posso fidarmi di te? D'ora in poi basta lamentele? Sì, certo! Lamentarsi non è per niente cool! E anche avere un solo collare non era così cool! Oh, oh no! I beep! Sei sicura che quella non fosse una lamentela? Ma certo che non era una lamentela! Vi ho fatto uno scherzo! I love it best! Ehi, ciao, cari followers! Una delle feste più famose in assoluto sta per arrivare! Halloween! Oh, oh yeah! La notte in cui gli spiriti tornano sulla terra e... E non c'è nulla di meglio che passare questa notte con le tue BFF, che significa migliori amiche per sempre! Buon divertimento! Ciao e bau! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le Bimbe! Se stiamo insieme noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! Halloween, non ti spaventare! Con questa scorciatoia dovrei arrivare prima al centro commerciale! Dai, Lady Gigi, è solo una stradina buia e sinistra! Non esistono! Ci deve essere una spiegazione! Una spiegazione! Che incubo! È stato così spaventoso che mi ha fatto rizzare i capelli! Per fortuna era solo un sogno! Ora do il buongiorno ai miei followers! Quindi non è stato un incubo! Ora che cosa faccio con questi capelli? Halloween! La mia festa preferita! Zucche, caramelle, film dell'orrore! Quest'anno vincerò il premio per le migliori decorazioni di Central Pet! Il mio salone avrà un aspetto terrificante e divertente! Ma mi manca ancora qualche decorazione! Queste zucche sono molto mature! Marciranno presto! Ho un'idea! Ciao, Juliet! Mi servirebbe un tuo consiglio! Cosa faresti con delle zucche molto mature? Marmellata per tutto l'anno! Ottima idea, Juliet! Vieni al salone dopo! Ti darò un vasetto! Che bello! Allora ci vediamo dopo! Anche se ci fosse un vero mostro! Ma è vero! Guarda i miei capelli! Dovresti comunque fare shopping! I mostri non escono di giorno! Se uscisse... In caso lo facesse, beh, le tue amiche gli morderanno le caviglie! Oh! Amiche, siete fantastiche! Guarda cosa ho trovato, Lady Gigi! Questo ti donerà un look super cool! Ma è bellissimo! Grazie! Ma il vostro look è ancora più bello! È solo che non hai avuto tempo di sistemarti! Andiamo a cercare quel mostro! Forza, amiche! Amiche? Sì, sì! Arriviamo! Ah, ora la parte più importante! E le mie zucche! Guarda, zio! Ho fatto della marmellata con le tue zucche, altrimenti marcivano! Cosa? Servivano per decorare? Oh, che disastro! Al negozio le avevano finite! Ah, il mio alluce! Ma ci deve essere una soluzione! Bow, 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 bow! Da questa parte, seguitemi! Era sopra questa scatola! Era sopra questa scatola! Era sopra... Ok, Lady Gigi, inspira, espira... Guarda, quella è Lady Gigi! Andiamo a vedere! Oh no, i miei followers! Non possono vedermi così! Adoro il tuo look!
potrebbe aiutarmi con questi capelli. Oh, aspettate! Fabio! Fabio! E da quando le ho usate per fare la marmellata invece delle decorazioni, è molto triste. Ha un'idea! Oh, questa storia delle zucche è un disastro! Un disastro! Ciao, Fabio! Ah, giornataccia per i capelli, eh? Beh, questo disastro si può risolvere! La pettinatura perfetta per fare shopping ad Halloween. Oh, Halloween! Ed io sono senza zucche. Beh, ho una sorpresa per te. Abbiamo fatto dei dolcetti a forma di zucca con la marmellata. Wow! Ed oltre a decorare, questi dolcetti si possono anche mangiare. Sarà un successo! Mentre Fabio mi acconciava i capelli, ho deciso che andremo a fare shopping e risolveremo il mistero. Sì! Con quel look sembri ancora più coraggiosa. Sì! Adoro andare a fare shopping con voi. E se incontreremo un mostro, lo spaventeremo di certo. Cari followers, rieccomi qui, pronta per fare dello shopping. Oggi nessun mostro mi spaventa. Non mangiarmi! Voglio solo fare shopping! Lady Gigi, è solo il pupazzo gonfiabile del centro commerciale! Vedete, followers? I mostri non esistono! I love it, Pets! Cos'è la vita? Un'illusione? Un'ombra? Una finzione? E il bene maggiore è un'inezia, perché la vita è un sogno, e i sogni... E i sogni sono sogni! Ehi! Che interpretazione! Adoro il teatro! Ehi, guarda! Un casting per Cats, per maschi e femmine! È la mia grande occasione! Beh, imitare un gatto non è semplice, sai già cosa fare! Sì, ce la metterò tutta! Miau! E cosa fanno le gatte? Sono furtive, si muovono elegantemente, sono pazienti e soprattutto... Le mie emozioni canine mi tradiscono! Devo riuscire a controllarmi se voglio essere la protagonista! Devo concentrarmi molto! Miau! Miau! Devo esercitarmi di più! Che ore sono? Che cos'è questo odore? Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le Bimbe! Se stiamo insieme noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love it, Pets! Ma che odore è? Era delizioso! Ma ha un odore strano, vero? Forse hanno cambiato salsa. No, è tutto il giorno che si sente questa puzza. Noi gatti abbiamo un olfatto molto, molto delicato. Miau! Sì, certo. Con questo odore non riesco a concentrarmi. Ciao, zio! Ah, cos'è questo odore? Tubature intasate! Non riesco più a farle funzionare! Nemmeno usando questo scura lavandini! Ma zio, con questo odore non verrà proprio nessuno al salone! Tranquilla, Fabia! Lo sistemerò in un baleno! Che puzza! Dobbiamo capire da dove viene questo odore una volta per tutte! Ma come? Lasciami fare! Con le mie abilità feline risolverò il caso! Miau! C'è un hamburger qui!
Questi umani sono terribili! L'immondizia non si butta per terra! Forse la puzza viene dall'hamburger! Non è male, è buonissimo! Cosa? Avevo fame! Ehi, il clip che indossi! C'è un'altra pista! Andiamo! Abbiamo camminato un sacco, sono stanca! Proviene da qui! No, amiche, è che me ne è scappata una! Chiara, sei tu! Cosa? È Pupù di Colomba! Viene da lì l'odoraccio? Basta! È tutto il giorno che vado avanti! Ma insieme siamo più forti! Oh, cos'è questo, zio? Devono essere i capelli che butto lì ogni... Cosa? Butti i capelli lì ogni giorno? Ma zio, non si buttano qui i capelli! Inoltre, sprechi un sacco di acqua! E guarda cosa hai fatto! Ma ora è tutto a posto! Destino crudele! Miau! È riuscito a... Miau! A fregarmi! Chiara, smettila di imitare una gatta triste! Respira a fondo! Inspira! Espira! Ho un'idea! La mia carriera da gatta è finita! Abbandonata al mio destino! Senza... Oh! Oh, oh! L'odoraccio non c'è più! Devo andare al casting! E... non posso andare così! E se andassimo da Fabio? Sì! Ah, anche qui c'è puzza! Ciao, Chiara! Tubature intasate! Chiara, cos'è successo ai tuoi capelli? Erano perfetti! Oh, Fabio! Ho un casting per la parte di una gatta in un film importante, ma una colomba mi ha fatto la popò sui capelli! Le vipezze hanno cercato di aiutarmi e io sono finita tutta bagnata! Ah, idea! Ti farò una pettinatura speciale! Al casting ti noteranno di sicuro! Sembri proprio una vera gatta! Un cerchietto con le orecchie da gatto. Fashion cat style. Grazie infinite. Di nulla, Chiara. E qualche goccia di profumo per gatti, per immergerti meglio nella parte. Super miau. Al casting. Sono così cool! Eh? Non ancora! Nella spazzatura, zio! Spero mi scelgano! Mi sono esercitata molto! Grazie a voi, amiche! Ce la farai, Chiara! Sei la migliore! Sì, coraggio! Ecco la prossima cagnolina per il casting della protagonista! Chiara, devi catturare una colomba! Miau! Scusa, amica! Ti ho fatto male! Molto bene, Chiara! La parte è tua! Sì! Ce l'hai fatta! Sei stata bravissima! Grazie, amiche!